primo strumento utile per chi ha le prime armi con Excel è il pulsante Analisi Rapida, che contiene una raccolta di strumenti più utili per un'analisi veloce e semplice dei dati. Per scoprire il pulsante di Analisi Rapida, selezionare l'intervallo di dati di interesse, notare che in basso a destra appare un pulsante, è cosiddetto pulsante Analisi Rapida. Cliccavi sopra. Nella finestrella che si apre nella prima categoria di formattazione condizionale possiamo applicare una barra di dati piuttosto che un set di icone. È anche semplice inserire un grafico, dei totali di colonna oppure di riga, inserire la funzionalità tabella trasformando i dati in tabella e applicare grafici sparkline, che sono dei grafici in miniatura. È quindi molto comodo questo strumento perché evita di dover percorrere diversi menu per applicare determinate funzionalità alla nostra tabella. Secondo elemento utile per l'analisi dei dati è il filtro di dati. Per applicare un filtro per vedere solo un insieme di dati è molto semplice. In questo caso vogliamo filtrare solo le righe che hanno il valore 1 nella colonna 2. Per applicare il filtro andiamo sulla barra multifunzione, scheda dati, nel gruppo ordine e filtra c'è questo imbuto filtro. Questo applica alla nostra tabella dei filtri mettendo in intestazione di colonna l'imbuto. Quindi per filtrare la colonna 2 il valore è solo 1, qui abbiamo l'elenco di valori univoci che abbiamo all'interno della colonna 2, possiamo utilizzare questa barra per cercare 1, oppure possiamo deselezionare tutto, selezionare 1 e cliccare OK per applicare il filtro e vedere solo le righe che hanno il valore 1 dentro la colonna 2. Terza funzionalità utile è applicare un menu a discesa per l'inserimento dei dati. Come si fa? Immagina di voler inserire un menu a discesa da cui scegliere gli elementi da inserire nelle celle della colonna 2. Per questo esempio, per semplicità, selezioniamo solo una cella. Creiamo da prima il nostro elenco da cui attingere per l'inserimento dei dati. Inserisco qui 1. Trascino verso il basso, appare questo pulsante di riempimento automatico, ricopia serie per incrementare di uno in uno, seleziono la cella o le celle a cui voglio applicare l'opzione di menu a discesa, vado nella barra multifunzione dati, gruppo strumenti dati e scelgo convalida dati. All'interno di convalida dati, criteri di convalida, scelgo elenco. Vado a selezionare l'elenco dei dati per alimentare il menu a discesa, invio e clicco OK. A questo punto, selezionando qualsiasi cella a cui ho applicato la convalida dati, appare qui questo pulsante che punta verso il basso, premo sopra e posso selezionare i dati da inserire. E se inserisco un valore che non è presente nell'elenco proprio per la funzionalità convalida dati, mi darà un errore. 4. Auto adattare la larghezza di una colonna al suo contenuto. In questo caso vogliamo auto adattare la larghezza della colonna C al suo contenuto. Ci posizioniamo sul divisore tra la colonna C e D. Notare che cambia la modalità, il puntatore del cursore, doppio clic per auto adattare la colonna. In modo similare è possibile auto adattare l'altezza della riga. A questo punto ci posizioniamo sul divisore, su questa linea quasi invisibile tra la 3 e la 4. Notare che il cursore cambia di modalità quando mi posiziono su questa riga. Se clicco sul mouse e muovo, vedo che posso modificare l'altezza della riga manualmente. Se faccio un doppio clic,
viene autoadattato al contenuto della riga 3. Posso farlo anche su tutta la griglia del foglio di lavoro. Posiziono tutte le celle posizionandomi col cursore qui in alto. Vado su un qualsiasi divisore tra una colonna e l'altra e faccio doppio clic, e a quel punto l'autoadattamento viene fatto su tutte le colonne della griglia del foglio di lavoro. E lo stesso vale anche per le righe. 5. Comando rimuovi duplicati. Il comando rimuovi duplicati è utile quando ci sono degli elementi che si ripetono in un elenco di dati. Prima di accedere al comando, aumento il zoom di questa tabella andando su visualizza, zoom selezione. Per rimuovere quindi i duplicati da questo elenco, seleziono qualsiasi punto della tabella dove ci sono i duplicati, vado sulla barra multifunzione dati, gruppo strumenti dati, rimuovi duplicati. Questo automaticamente seleziona tutti i dati adiacenti, in questo caso tutto il mio elenco di dati. Ha individuato che la prima riga è l'intestazione, per cui non viene selezionata. Le colonne da considerare per eliminare i duplicati sono le tre colonne della mia tabella. Clicco OK e a questo punto è stato rimosso un duplicato che era praticamente Aris Lapa, che conteneva duplicati nelle tre colonne. Faccio un Ctrl Z oppure vado su questo tasto annulla rimuovi duplicati e rifaccio la stessa operazione rimuovi duplicati, ma a questo punto toglierò l'importo. Togliendo l'importo verrà considerato per eliminare le righe solo la colonna nome e cognome, e mi attendo che sia Aris che Chiara vengano considerati come duplicati. Faccio OK e abbiamo due valori che vengono rimossi. È bene tenere in mente che rimuovi duplicati cancella le righe di cui appunto duplicate, per cui se vuoi ottenere solo un sottoinsieme di dati è meglio considerare la funzionalità filtro che abbiamo visto precedentemente.